Sembra interessante. Laboratorio. Dannazione, cosa sta combinando Kir? Shepard, gli allarmi del laboratorio segnalano un guasto dei sistemi. I sistemi rimasti non sono protetti, così ho contaminazione rilevata. Ventilazione di emergenza in corso. Contaminazione rilevata. Ventilazione di emergenza in corso. O'Kir ha gettato via la propria vita per salvare questo Krogan. Fatti sotto. Vediamo cosa sa fare un Krogan puro. Un Krogan puro potrebbe picchiare forte. Ci farebbe comodo un altro peso massimo. Sempre che ci aiuti. Dubito che qualcuno abbia chiesto la sua opinione. Normandy, nessuna traccia di O'Kir, ma abbiamo un pacco da farvi ritirare. Ed è bello grosso. Con noi il Krogan per studiarlo ha senso, ma ho qualche obiezione nel risvegliarlo. Sì, l'hai già detto diverse volte. Già è pericoloso un Krogan normale. Questo è stato creato e probabilmente educato da un pazzo. Non può uscire di lì, a meno che qualcuno di noi non lo liberi. O a meno che O'Kir non abbia installato un'apertura di emergenza, o un guasto spenga la vasca. Non sto dicendo di aprirla subito con un piede di porco, ma non rinuncerò a una potenziale risorsa. La decisione è tua, comandante. Solo fa attenzione. Ricevuto. Ricevuto. La stiva è un luogo sicuro finché non deciderò cosa fare di lui.
cos'è quest'area della nave? Questa è la sala comunicazioni iperluce. Oltre a interfacciarsi con la rete di comunicazione iperluce, la Normandy è dotata di un comunicatore relazionale quantico, collegato all'ufficio dell'uomo misterioso. Permette le comunicazioni in tempo reale anche operando fuori dalla rete di comunicazione. Perché non vengono utilizzate ovunque? Ogni coppia quantica costa quasi quanto una boa ricetrasmittente e può trasmettere soltanto un bit di dati quantici alla volta. Oltre ai problemi di costo e di banda, il sistema funziona esclusivamente da punto a punto. Per contattare centinaia di pianeti diversi, dovremo creare e installare centinaia di coppie in relazione, ognuna legata a un pianeta. Non avevo mai sentito parlare di un comunicatore relazionale quantico. Come funziona? In breve, vengono create due particelle subatomiche in relazione. Una viene installata qui, l'altra nell'ufficio dell'uomo misterioso. Quando una particella raggiunge un determinato stato quantico, quella in relazione raggiunge sempre lo stato opposto, qualunque sia la distanza. Se alteriamo lo stato della nostra particella, alteriamo anche lo stato di quella dell'uomo misterioso. Questo ci permette di inviare dati sotto forma di bit quantici. Per il momento è tutto. Disconnessione in corso, Shepard. Shepard, come posso aiutare? Hai un minuto per me? Non ora. Forse capito interesse collettori inumani. C'è altro? Ti lascio lavorare. Sono qui in caso di bisogno. L'uomo misterioso è vero che abbiamo una capsula contenente un piccolo Krogan giù nella stiva? Non piccolo. È un super soldato di grossa taglia pronto al combattimento. La prego, faccia attenzione se decide di farlo nascere. La sua personalità è sconosciuta. Ad ogni modo, come posso aiutarla, comandante? Hai un momento per parlare? Ho sempre tempo per lei, comandante. Come ti senti a essere stata assegnata alla Normandy? Sono stata scelta dall'uomo misterioso per aiutare a combattere la più grande minaccia contro l'umanità. Come mi sento? Onorata, ma soprattutto mi sento rassicurata. Sotto il suo comando non possiamo fallire. Non preoccuparti. Ho piena fiducia in lei. Appena l'ho incontrata, ho capito che avrei potuto chiudere gli occhi e lasciarmi andare, e che lei sarebbe stato lì per prendermi. Potrei fare ben di più di prenderti, Kelly. Un pensiero davvero allettante. Vuole parlare di qualcos'altro? Devo andare. Ok, parleremo un'altra volta.
Subito. Fond. Ehi. Parlami di te, Jack. Shepard, abbiamo parlato abbastanza. Stai solo perdendo tempo. Non volermene, ma non voglio entrarci. Che ne pensi di Miranda e Jacob? Jacob non sa chi è, ma non è un problema mio. Miranda è una cagna di Cerberus. L'ho capito prima ancora che aprisse bocca. Che ne pensi della nostra missione? Non mi interessa. Sono qui per sopravvivere e tagliare ogni legame. Devo andare. Come vuoi. Shepard, stavo giusto diventando nostalgico. Chiunque tu sia, con una pistola alla testa è molto probabile che farai ciò che vuole l'altro. A quel punto, solo due categorie non battono ciglio: gli assassini addestrati e gli psicopatici. Molti non riescono a vedere la differenza. Bello, vero? L'ho strappato al Krogan Gesark, signore della guerra. 17 anni fa gestiva il branco sanguinario su Omega. Non si trattava neanche di lavoro. Quel tizio aveva pensato bene di dirottare la fregata su cui viaggiavo. Grosso errore. Fidai Gesark a duello. Lo colpì alle gambe, gli presi la pistola e uccisi tutti i pirati del branco sanguinario nella stanza. Era il Krogan più stremato. Il soggetto è stabile, Shepard. L'integrazione con i sistemi di bordo è stata perfetta. Può vedere qualcosa lì dentro? Sa dove si trova? Improbabile. L'attuale tracciato neurale indica cognizione minima. In assenza di perdite di energia sulla nave, i nutrimenti della vasca potranno sostentarlo per oltre un anno. Aspetta. Aprirò la vasca e lo farò uscire. Il protocollo di Cerberus è molto chiaro riguardo alla tecnologia aliena ignota. Non mi farò contraddire sulla mia nave e dalla mia nave. Fallo. Molto bene, Shepard. Comandi attivi.
L'interruttore e le conseguenze sono tuoi. Sono il comandante Shepard e non prendo le minacce alla leggera. Ti consiglio di rilassarti. Non il tuo nome, il mio. Sono addestrato, conosco le cose, ma la vasca. O'Kir non ha stabilito un legame. Le sue parole sono vuote. Signore della guerra, eredità, Grant è l'ultima parola sentita. Non ha senso. Andrà bene. Sono Grant. Se sei degno di comandare, dimostra la tua forza e prova a distruggermi. Non preferiresti O'Kir o eredità? È più corto. Si adatta all'addestramento nel mio sangue. Le altre parolone sono concetti che non sento miei. Forse saranno più adatti a te. Non provo niente verso il clan di O'Kir o i suoi nemici. Farò ciò per cui sono stato creato. Combattere e cercare il più forte. Il suo imprinting ha fallito. Senza uno scopo che mi appartenga, uno scontro vale l'altro. Tanto vale iniziare da te. Ti ho preso e liberato. Segui i miei ordini e avrai uno scopo. L'imprinting della vasca non diceva che gli umani potessero essere tanto decisi. Impartisci ordini come se te lo fossi guadagnato. I miei nemici minacciano la galassia. Tutti i membri della mia nave si sono guadagnati il proprio posto. Lo trovo accettabile. Combatterò per te. Sono contento che tu abbia accettato. Mi tendi una mano, ma nell'altra impugni un'arma. Molto saggio, Shepard. Se troverò un clan, se troverò ciò che voglio, sarò onorato di farli combattere contro di te. Shepard? Volevo solo controllare che fossi a tuo agio. Gli umani parlano troppo, come nella vasca. Torna più tardi. Cosa ne pensi di questa missione? Io combatto, non importa per chi. O'Kir ti ha fornito informazioni sui collettori? Vedo navi indistinte, congetture sulla loro forza, nessun riferimento a punti deboli. O'Kir ha dedicato la sua attenzione ai vecchi rancori. Qualunque cosa avesse, l'ha consumata per crearmi. L'imprinting della tua vasca può aiutarci a sfruttare in qualche modo le risorse acquisite? Forse potrei mettere insieme qualcosa. Non so quanto potrei essere utile. Shepard. Cosa ne pensi dell'equipaggio? Sono un buon gruppo, basta che non mi stiano tra i piedi, altrimenti saranno un gruppo morto. Se vuoi affrontare i collettori, addestrali bene. Alcuni di questi alieni sono troppo soffici. L'imprinting della tua vasca può aiutarci a sfruttare... Non riesco a pensare ad altro. Non sono un tecnico. Per il momento è tutto. Shepard.
Hanno perso i contatti con New Canton. Potrebbero essere i collettori. La tua famiglia se n'era già andata? Non lo so. Non abbiamo alcuna comunicazione. Sono certa che stanno bene. Vedrai. L'osservatorio di Dritta è chiuso finché non si renderà necessario. Comandante, cosa posso fare per te? Hai un minuto, Miranda. C'è molto da fare, Shepard. Magari un'altra volta. C'è qualcosa che dovrei sapere sulla... L'equipaggio sta lavorando bene e la nave sembra funzionare secondo le specifiche. Esattamente quali sono? Io sono l'agente dell'uomo misterioso. A parte questo, invio frequenti rapporti all'uomo misterioso, aggiornandolo sulla situazione. Ti lascio lavorare. Certamente, comandante. Comandante ha messo... Come posso aiutarla, comandante? Hai tutto quello che ti serve? Assolutamente sì, visto che ha rifornito la mia cucina. Grazie ancora. Come ti senti a lavorare per Cerberus? Dannatamente orgoglioso. Ci vorrà la vecchia e buona ingenuità umana. Per non ti ruberò altro. Torno al lavoro. Shepard, ti serve qualcosa? Hai un minuto? Può aspettare, sono nel bel mezzo di alcuni... Ci vediamo, Garrus. Se hai bisogno di me... Non so cosa pensare di Grant. I miei rapporti psicologici riguardavano Kir. Non abbiamo garanzie che Grant sia mentalmente stabile. Ho come l'impressione che non gli importi di niente, incluso chi vive e chi muore. Non preoccuparti, Kelly. Non lascerò che ti tocchi. Se ci sarà da toccare, spero che lei sia coinvolto. Ad ogni modo, come va? C'è qualcosa che dovrei sapere? Ha dei messaggi non letti nel suo terminale privato. C'è altro, comandante? Hai un momento per parlare? Ho sempre tempo per lei. Devo andare. Ok, parleremo un'altra volta.
Shepard, credo di averli individuati. Abbiamo appena perso i contatti con Horizon, una delle nostre colonie nei sistemi Terminus. Se non è già sotto attacco, lo sarà presto. Mordin ha sviluppato delle contromisure per gli sciami cercatori? Non ancora. Speriamo che lavori bene sotto pressione. C'è dell'altro che dovresti sapere. Un membro del tuo vecchio equipaggio, Ashley Williams, è stanziato su Horizon. Dalle mie ultime notizie, Ash era nell'Alleanza. Cosa ci fa nei sistemi Terminus? Ufficialmente si tratta di un programma di aiuti per migliorare le relazioni tra l'Alleanza e le colonie. Ma c'è sotto qualcosa. Se hanno inviato il capo Williams, deve essere qualcosa di grosso. Forse dovresti chiederlo a lei. Inviaci le coordinate e partiremo subito. Non avevamo mai avuto un simile preavviso, Shepard. Buona fortuna. Joker, imposta una rotta per Horizon. Io vado a parlare con il professore. Agli ordini, comandante. Dimmi che hai qualcosa per me. Sì. Abbiamo un problema. Non riesce ancora a calibrare la matrice di puntamento. Se non la completiamo, queste torrette difensive saranno inutili. Mi spiace, capo. Riportare online i sistemi di comunicazione ha la priorità. Sì, d'accordo. Mi sorprende che non abbiano cercato di darmi la colpa anche la di La gente quello. Qui non si fida dell'Alleanza. Niente di personale. Che succede? Porta tutti al rifugio! Ti copro io! Corri! Siamo l'arando della loro perfezione. Preparate questi mari per l'ascensione.